E così le tracce che hai trovato a casa Kenway portavano al monumento. Bel modo di impiegare il tempo, seguirmi ovunque facendo domande ovvie. Beh, dato che Harry non c'è, pensavo gradissi compagnia. Non mi serve compagnia. E Harry Green sta seguendo altre tracce da solo. Oh sì, caro Green, è una magnifica idea. Oh, ti prego, caro Green, vieni a vedere questo libro e stammi vicino vicino, caro Green. Io non... Non c'è alcuna ragione di arrabbiarsi. Bene, forse non hai di meglio da fare, ma io devo proteggere gli assassini. Ma davvero? Com'è che diceva papà? Non lasciare che i sentimenti compromettano la missione. Esatto. A ogni modo, io vado. Se mi imbattessi in altre ricerche inutili, ti avvertirò subito. Sarà un ma piacere non averti fra i piedi. C'è qualcosa da te, Harry Green, Ivy? Che mi è deliberatamente sfuggito? Oh, perché io non mi sono accorta di nulla, eh? Quindi tanto per capire come ci dobbiamo regolare. Allora, dobbiamo andare sotto il palco, ma se io... Siete proprio degli ingrati! Volete davvero vivere? Simila un po' il panico. Poi è arrivato dal mercante, che è qui. Dov'è? Qui. Mi riempio tutto. Ok. Quindi ho di nuovo due dardi. Qui c'è tutta la merce di cui hai bisogno per sopravvivere. Sì, aspetta un attimo. Che sto seminando un po' il panico. Siamo i migliori della città. Ah, non ho più dardi. Grazie. Non ho i soldi, vabbè. Ehi, guarda che non ho mica tempo da perdere. Vediamo un po' adesso se basta una omogena. Non c'è alcuna ragione di arrabbiarsi. Da qui non si passa. Muoversi. Troppa gente oggi vive in misere baracche, in condizioni di sovraffollamento e accende fuochi senza alcuna misura di sicurezza. Ok. Ci siamo. Potete smettere di urlare. Si è azionato un meccanismo. I nostri ospiti. Quindi ora dobbiamo salire. La nostra legge farà sì che le baracche siano sostituite con case migliori e più sicure. Sono guardie, sì, quello mi ha anche visto, come ha fatto non lo so. Me ne vado, state molto tranquilli che me ne vado. Non penso che mi seguirete qui su, no? Lo vedo un po' improbabile. Sembra familiare. A me no, sinceramente. Comunque, vabbè. Ok, raggiungi... No, scopri il segreto di St. Paul. Esegui un balzo della fede da una corda. Va bene, nulla di più facile. Ok, adesso andiamo a prendere una carrozza perché il nostro obiettivo è a 600 metri. Mi scusi. Prendiamo questa. Allora, si dice in giro che io non so guidare le carrozze, ma se io mi ci impegno, come potete vedere, le carrozze le so guidare senza danni a cose e persone. Quindi quel che dite non ha fondamento, va bene?
Ma siccome io non posso guidare così perché vado sempre di corsa, devo guidare così. Quando guido così, diciamo in maniera così selvaggia, non ho il pieno controllo del mezzo, che va un po' per conto suo. Forza! Quindi faccio danno e rompo oggetti, cose, tutto quello che mi capita a tiro. Questo tanto per sottolineare le malelingue che mi dicono che non so guidare le carrozze. Ma io scherzo, comunque scherzo. Mi auguro che scherzino anche loro, altrimenti maledetti, me la pagherete cara. Allora, sì, proprio in cima alla testa delle statue, perfetto, Ivy. Ok, eccolo qua. Vediamo cosa ci apre. E poi là, un meccanismo da azionare. Ora è molto semplice perché basterà ascoltare per capire quando è che dobbiamo lasciare il segno che capita tra visto? Si sente? Non so se si sente, comunque fa un suono, fa un click diverso. Sbagliato adesso. Questo è così. Sentite? Ma questo l'ho messo male però. Ho sentito male io. Ok, sentite il clintlin. Questo va bene. Adesso spostiamo questo. Perfetto, avete sentito? E quest'altro. Abbastanza semplice. Si è aperta una porta sulla cupola. È lassù in cima. Andiamo. Raggiungi il cavo, però io, se permettete, mi equipaggerei con la pistola. Per non trovarmi poi, vero, in difficoltà. Oddio, forse qui potevo usare il rampino. Boh. Va bene, facciamo così. Come sempre, arrampicata. Bene. Siamo arrivati, vai Ivy. La chiave della cripta e la sin. Buongiorno, Miss Fry. La prendo io. Vuoi la sindone per acquisirne il potere, ma poi saprai controllarla. E tu perché la vuoi tanto? Solo per impedire ai templari di averla. I soliti assassini hanno il potere della vita eterna, eppure hanno troppa paura di usarlo. Vita eterna? Pensi che la sindone ti darà questo? Quello che penso non ti riguarda più. Ok. No, Ivy, no. Abbiamo sbagliato, dovevi contrattaccare. Sì, 3 ore qui. Vai. Vai. Ma va.
Mamma mia. Vieni con me. Ho altri piani. Diamine. È scappata. Non siamo riusciti a contrattaccare tutti i colpi di Lucy Thorne. Che amarezza.